Come ospite questo pomeriggio qui a Roma, Massimo Melica, avvocato del Foro di Milano, associato con Melica Scandalin Partners, uno studio importante di Roma. E la prima cosa che ho notato entrando qui nel loro studio è il logo dello studio, che è un logo molto particolare, labirintico. Quindi mi viene quasi spontaneo chiedergli come mai in uno studio di Legale. diritto legale in cui non ci si aspetta di avere una visione così particolare, c'è un logo di questo genere. Sì, noi abbiamo deciso di occuparci soltanto del diritto applicato alle nuove tecnologie. Questo perché la nostra formazione si è basata nello studio del diritto e poi sulle applicazioni pratiche della comunicazione digitale. Abbiamo scelto il logo che rappresenta un ipotetico labirinto, perché la rete molto spesso viene vista come un labirinto. Al centro, quel quadratino rosso, riteniamo che sia la soluzione che attraverso il diritto, attraverso uno dei professionisti del nostro studio che ha sede a Milano, Roma e Bologna, intendiamo raggiungere. Quindi una soluzione, un modo quasi anche rassicurante per chi si avvicina al web, che molto spesso paga ancora il nome di essere, quella definizione di essere un far west, oppure di essere la terra di nessuno. Quindi il labirinto è rassicurante perché comunque c'è sempre un filo Sì, c'è d'Arianna. sempre un modo per Sì. uscire dal labirinto, come c'è un'entrata c'è sempre un'uscita. Sì. L'importante è avere il mentore giusto che ti Sì, aiuta. l'importante è avere una guida, avere quella razionalità che poi deve sempre accompagnare l'utilizzo del web. Noi oggi viviamo l'irrazionalità della comunicazione, con tutti i fenomeni negativi che oggi il web sta proponendo, dai social media al web in generale. Quindi tu sei in qualche modo un po' un eretico di quello del pensiero così enfatico, così retorico anche in qualche modo sul web che c'è oggi. Assolutamente no, io sono molto legato alla genesi del web, cioè a questo strumento delle enorme potenzialità che permette alle persone di poter condividere idee e saperi. E questo è stato il web nella sua genesi dal 1992, quando il web è arrivato a un utilizzo diffuso, quindi oserei dire consumer dello strumento stesso, che poi per una forte connotazione economica e commerciale si è perso. Oggi la comunicazione è fatta più per creare il gossip o lo scandalo. L'importante è ottenere click che poi aumentano il rapporto con la pubblicità o aumentano i lettori. Quindi non è importante dare una comunicazione costruttiva o magari che sia razionale, l'importante è, permettete, spararla grossa, l'importante è avere click, avere condivisioni magari anche sui social network. E di qualche ora fa la bufala che poi ha influenzato anche i giornali, quella di Hollande che ha tolto le auto blu con una frase anche molto accattivante. In realtà era una bufala perché non è stata tolta, è una cosa quasi impensabile. Però ripeto, nel clima dell'antipolitica che oggi viviamo, nella poca razionalità che oggi vive il web, una notizia del genere per diverse ore prima che venga verificata, crea un danno. Crea un danno perché le migliaia di persone che credono in quella notizia, nella verità di quella notizia, poi non è detto che vengano avvisate. Probabilmente solo un 10% il giorno Certo. dopo scoprirà che è una bufala, tutto il resto continuerà a diffondere una falsa notizia, magari a creare un parallelismo tra il politico italiano e il presidente francese. Quest'ultimo ha eliminato le auto di Stato, mentre il politico italiano no. Quindi si va a creare una maggiore distanza, in questo caso ingiustificata, poi per altri casi possiamo vedere che è razionale e giustificata, ma per questo caso si è andata a creare un qualcosa che certamente non è costruttivo. Quindi l'anomalia rispetto ad esempio all'editoria conclamata, quella ufficiale, quella che ha al suo interno delle strutture anche legislative, gli ordini,
le corporazioni, se vogliamo. L'anomalia del web è soltanto un'anomalia di essere troppo anarchica, di essere poco legata alle responsabilità, oppure c'è un'anomalia che dipende dal mezzo e non solo dalla comunicazione dei contenuti? L'anomalia è sempre nell'utente. L'utente oggi ha perso quella passione verso il web. Mi spiego, se prima tutti avevamo rispetto verso questo strumento perché magari avevamo le connessioni molto, molto lente, quindi lo stesso codice veniva scritto in modo pulito che potesse caricare quanto più possibile in modo veloce una determinata applicazione perché le risorse erano esigue, adesso sul web buttiamo di tutto e di più perché riteniamo che sia quasi una risorsa infinita. Questo comporta, non è la colpa di chi è fuori dagli ordini professionali o magari non è un professionista dell'informazione, c'è un poco uso responsabile e consapevole della risorsa. Quindi si fa facilmente, ecco, non si pensa a divulgare una notizia, poi una notizia falsa ha una sua strategia, perché viene fatta un'analisi delle forme di distrazione di massa, vedere quanti polli ci sono in internet, come si possono costruire determinate opinioni, e quindi si lanciano questi ami, forse questi phishing informativi, e poi si analizzano le risposte. Io credo che c'era più rispetto verso lo strumento prima, verso quando uno realmente si poneva in una forma autocritica nel web. Io dico Consapevole. sì, più consapevole. Sì. Adesso è facile, tutti hanno un accesso, che è giusto che sia così, però alla diffusione dell'internet non è seguito parallelamente una cultura del web. Una cultura del web che non vuol dire saper usare, cliccare su una determinata applicazione, Facebook piuttosto che Twitter, piuttosto che LinkedIn. Significa sapere quello che c'è dietro, quello che pubblicheremo rimarrà per decenni, quello che noi inseriamo in internet deve essere una risorsa condivisa in modo costruttivo e non buttare lì, le notizie solo per il gusto di ricevere 10, 20 like, che poi, come diceva Andy Warhol, ognuno ha diritto ai 15 minuti di celebrità, ma in realtà la celebrità è un'altra, è nella considerazione che hanno gli altri di noi e non nell'ottenere dei click, così 10, 20 click, che Certo, poi e in forse effetti aumentano poi la solitudine. questi 15 minuti di notorietà, che siano effettivamente 15, spesso non li vede mai nessuno, perché la rete è talmente Sì, vasta. però crea l'illusione. Sì, certo. Io conosco tanta gente che dice, ah, io sono presente su Facebook, ho 500 amici, o altri che dicono 5.000 amici. Poi in realtà non hanno un'interazione nella propria bacheca, però vivono nel numero, magari poi sono 5.000 fake, cioè sono 5.000 profili falsi, magari costruiti da altri soggetti per alimentare e aumentare community. Però si vive, ecco, nell'illusione. Il web è stato non un'illusione, ma un sogno. E quello che tu dici molto spesso, e cioè che non sei d'accordo sul paradigma del diritto del web è un diritto naturale per tutti. C'è anche questa considerazione, cioè di dire è necessario il diritto alla cultura del web, non il diritto comunque a poter utilizzare questo mezzo. No, allora qui occorre fare molta chiarezza. Sì. Le libertà digitali, distinguiamole in diritto di accesso alla rete, diritto di informare e di essere informati, diritto di espressione, e poi il diritto anche di coloro i quali sono fuori dalla rete o non sono attivi in rete di essere tutelati. Mi è capitato un caso in cui un blogger, una bravissima persona, aveva
non verificato una notizia assunta direttamente e pubblicandola sul proprio blog aveva diffamato una persona. In maniera incauta non c'era nessun riferimento perché lui voleva mantenere una forma di anonimato, non potendolo raggiungere, il diffamato è stato costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria. Pertanto, querela alla Polizia delle Comunicazioni, istruttoria, apertura del processo penale, sino alla condanna di questo soggetto che in realtà non aveva nessuna intenzione di ferire, ma sicuramente un po' anche fomentato da dicerie sulla libertà indiscriminata di espressione, aveva espresso dei giudizi non verificati. Allora, quando credo fortemente nella libertà di espressione, è un diritto costituzionalmente garantito. Il diritto ad avere internet, che io vedo più come, non tanto come diritto, ma come opportunità, perché posso avere anche la scelta di essere fuori da internet, sì. Quindi non... Come molte persone che decidono, io ho un amico che ogni giorno, ogni domenica mi spinge ad andare in bicicletta, dai, vieni in bicicletta, non ci voglio andare. Cioè, anche se è un tuo diritto naturale andare in bicicletta. Anche se sì, è un diritto. Quindi bisogna anche rispettare coloro i quali in internet non vorranno entrare mai. Il diritto, la diffusione di internet non deve essere garantita da un diritto, ma da un'opportunità che lo Stato deve rendere ai propri cittadini. Oggi già tutto questo è contemplato. Il Codice delle Comunicazioni, articolo 65 e seguenti, esplica proprio l'onere da parte dello Stato nel promuovere la connettività telefonica o dati a servizio del cittadino. Quindi questo diritto già c'è. Io temo che lì dove si vada a spostare il diritto di accesso alla rete in un diritto costituzionale si incorra in quei limiti che oggi subisce il diritto di stampa. Il diritto di stampa è nella Costituzione, però in realtà questo diritto, proprio perché è costituzionale, ha avuto bisogno di ulteriori regolamentazioni, gli ordini dei giornalisti, le varie disposizioni su cosa si può pubblicare e cosa non si può pubblicare, che in realtà vanno a snaturalizzare quel diritto costituzionale e quindi andandolo a limitare. Siccome io sono un liberale per quanto riguarda il web, credo nell'anonimato consapevole, credo nella libertà di espressione purché responsabile, a questo punto io auspico che non sia lo strumento internet a entrare nella Costituzione, ma sia il diritto fondamentale dell'espressione dell'uomo a essere contemplato nella Costituzione come oggi appare. Quindi io temo, perché a livello provocatorio, se internet entra nella Costituzione, a questo punto anche la bicicletta o l'autovettura, perché amplifica la mia capacità di movimento, debba entrare nella Costituzione. Se poi parliamo strettamente sotto il profilo del diritto, uno strumento che oggi c'è e che non è controllato al 100% dallo Stato italiano, la vedo un po' una forzatura. Coloro i quali invece auspicano l'entrata del diritto di internet nella Costituzione, perché vedono altri paesi emergenti sotto il livello giuridico, l'Irlanda, magari altri, ce ne sono in Brasile, però non hanno una tradizione culturale come la nostra giuridica, quindi io vedo questa loro opinione, dal mio punto di vista, che poi può essere opinabile o discutibile, quantomeno temerario. Quindi in qualche modo ci dovrebbero essere delle vie nazionali all'internet. Sì, ma anche questo sarebbe un limite, perché andrei a limitare la neutralità della rete. La rete è bella, perché io, un esempio che ho usato molto spesso, è come la sabbia. Io più stringo la sabbia, volendola racchiudere, più la sabbia mi sfugge dalle dita. Internet è uguale. Internet è bello perché non deve avere le gacce. Io posso andare a creare regole che, nel rispetto delle libertà, possono andare a regolamentare l'attività degli utenti. Non come avviene o autoregolamentare. O autoregolamentare. Io anni fa proposi in modo provocatorio un codice deontologico della rete
lì dove cercavo proprio di responsabilizzare l'utente ed evitare mannaie e censorie da parte dello Stato. All'epoca, sto parlando di 3-4 anni fa, si parlava di norme anti-blog, anti-blogger. Quindi mi inventai questa cosa con un gruppo di persone, di innovatori, e sviluppando un codice deontologico della rete proprio in via provocatoria, che durò qualche mese nel panorama informativo, e poi, come tutte le cose del web, hanno una durata e poi si spengono. Quindi questo è anche perché internet, io mi sono avvicinato ad internet perché internet ha rappresentato e rappresenta ancora per molti di noi il sogno. Ma internet è bello perché rappresenta il sogno di una società migliore. O anche di un se stesso migliore. Io devo tutto al web. Se non avessi avuto il web mi ha aiutato a formare il mio carattere, a togliere qualunque forma di discriminazione verso gli altri. Mi ha aiutato professionalmente perché ho ritagliato quella fetta del diritto che io ogni giorno curo con passione ed dedizione. Quindi per me è uno strumento fondamentale e ha rappresentato il sogno. Io nel 2000 ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare nei tavoli di studio per il processo civile telematico, per la firma digitale, la posta elettronica certificata, l'e-government, la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Per me era il sogno, per me era sognare una pubblica amministrazione efficiente, sognare una pubblica amministrazione vicino al cittadino. Oggi quel sogno inizia a sgretolarsi perché passati 12 anni e vedendo che nulla è stato fatto, o meglio, che è stato fatto poco, beh, per me è una grande delusione perché i miei sogni giovanili sono stati quelli. Io Stai parlando dell'Italia o stai parlando in penso generale? dell'Italia, in questo sto parlando dell'Italia. Beh, quali sono le ragioni secondo te di questo Ma grosso ritardo che abbiamo? sicuramente manca una formazione politica verso l'innovazione. Innovazione non vuol dire usare un computer o usare una rete sempre più veloce. Innovazione è credere fortemente nell'ammodernamento di un procedimento. Le nostre leggi sono, io dico buone perché in pratica controllano più volte il procedimento amministrativo, però non c'è stata mai la volontà di sgretolare quel piccolo potere di retaggio feudale che dà a pochi il potere decisorio e a molti il potere, o meglio, il subire questo potere. Il web e la trasparenza, un po' come avviene in Finlandia, che le lettere che la pubblica amministrazione invia al cittadino, pur nel rispetto della privacy, vengono prima pubblicate in internet nel momento che vengono affidate poi al servizio postale o addirittura inviate per mail. Tutto questo è bello, è efficienza, è economia, è Sostenibilità, ecologia. sostenibilità, ecologia, ma soprattutto non vede il cittadino estraneo alla pubblica amministrazione. Cioè, il cittadino è parte della pubblica amministrazione. È parte della pubblica amministrazione quando riceve una lettera, è parte della pubblica amministrazione quando un altro cittadino riceve una lettera. Cioè, quello che manca da noi in Italia è l'autodeterminazione di essere noi lo Stato, di essere noi la politica, di essere noi la rete ferroviaria, di essere noi la scuola, di essere noi la sanità. Di far parte di tante community che sono a loro volta collegate tra di loro. Non, io ecco, probabilmente la genesi del web, l'etica hacker, mi porta a pensare a un lavoro che può essere anche solitario, ma a vantaggio di una community. Quindi io vedo l'ambito della sanità come gestito da persone esperte che hanno studiato medicina, però lo vedo come parte integrante del mio mondo. Non lo vedo a settori, a tenuta stagna. Probabilmente, ecco, invecchierò con questo sogno, però mi piace così. Quindi, tornando al labirinto, è un labirinto un po' olistico quello che sogno. Sì, perché
perché 10 anni fa, e non so, adesso si fanno i conti con la realtà. E una frase che ho coniato in un momento di... ho coniato questa frase: internet è per tutti, ma non tutti sono per internet. Ed è una cosa banalissima, cioè internet è talmente democratico, talmente alla portata di tutti, che chiunque, basta che abbia una... ha tutto il mondo a sua disposizione, cioè internet ha la grande capacità di non privarsi a nessuno. Su internet si può stare tanto con un 386, magari con 4 RAM, e tanto con l'ultimo modello iperveloce col processore, magari con 8 GB di memoria. Si può stare con uno schermo da 27 pollici, si può stare con uno schermo da 10 pollici, con un computer vecchio. Quindi questa è la cosa bella. Su internet io credo ancora che contino le persone e non gli strumenti. Certo. Le aziende. Passiamo a un tema importante per il vostro studio, perché voi aiutate le aziende a stare in internet nel modo migliore e nel modo più sostenibile per un'azienda. Le aziende in Italia, secondo te, sanno utilizzare bene gli aspetti di contenuti del loro diritto a stare all'interno di questo sistema, oppure anche lì soffriamo un digital divide nei confronti della globalizzazione? Faccio una breve premessa. I dati dello scorso anno portano il web, l'industries digitale, al 2% del prodotto interno lordo. Gli altri paesi sono molto più avanti, hanno il 6-7% come Francia e Inghilterra. Un'azienda con internet in qualche modo entra in contatto. Vuoi perché ha la sua rete di commerciale all'interno? Vuoi perché ha una sua rete di dialogo con i consumatori, vuoi perché ha una sua rete con i fornitori, comunque internet c'è sempre. Per un'azienda non è necessario che abbia tutte queste tre ramificazioni rete. Certo che se io vendo o produco bulloni, sicuramente il rapporto con il consumatore, beh, non sarà finalizzato al 2.0, perché è un bullone, è uno strumento molto, molto più sviluppato se sarà un prodotto alimentare o magari un software che ha bisogno della condivisione critica degli utenti affinché questo prodotto possa migliorare. Quindi non si può generalizzare. Le aziende hanno bisogno di ottimi consulenti che sappiano ritagliare per quell'azienda, che sappiano personalizzare quel lato del web che più si avvicina alle loro funzioni. È sbagliato voler proporre attività social media a un prodotto che assolutamente non ha bisogno del legame con il consumatore, o che sia un prodotto B2B, quindi che si rivolga da un'azienda a un'altra azienda. È importante però che tutte le aziende abbiano una presenza nel web, e mi riferisco sì, web e non social media, questo perché può sviluppare comunque nell'ambito di un mercato globalizzato una presenza, quindi in un mercato allargato, quindi essere conosciuti anche da altre aziende, da altri consumatori al di fuori dai confini locali. Per far questo, alla base occorre rispettare quelle poche ma complesse regole che sono previste per l'apertura di un sito. Mi viene in mente il decreto legislativo 70 del 2003, mi vengono in mente le norme per il trattamento dei dati personali, mi viene in mente le norme sul diritto d'autore. Tutto questo deve essere concentrato in un sito, e questo affinché l'azienda non possa poi soffrire di sanzioni amministrative o semplicemente di un calo della propria web reputation o brand reputation nel momento in cui entra nella grande vetrina che oggi costituisce il web. Quindi alle aziende tu comunque proponi un'integrazione tra il lavoro di un professionista del diritto
e la loro presenza sul web, perché comunque il fatto di essere presenti sul web espone Sì, l'azienda a dei allora, pericoli. internet ha insegnato negli ultimi 20 anni il lavoro in rete. Non esiste più il professionista capace di far tutto. Noi lavoriamo con le aziende, lavoriamo in team. C'è il sociologo, c'è l'equipe che sviluppa il sito, c'è l'esperto di usabilità, c'è l'esperto poi di grafica. E poi ci siamo noi che regoliamo le parti giuridiche, che può essere dal semplice contratto, oppure il trattamento dei dati personali o i termini e condizioni di utilizzo. Si lavora in equipe. La svolta che ha dato internet e il lavoro in rete, se si vuole essere vincenti nel mercato del lavoro, bisogna imparare a lavorare in equipe. Questa è una cosa che posso raccomandare a chiunque, perché per noi è stato un modello vincente. Quindi si può lavorare in equipe anche dentro un labirinto, Certo, però anzi, tutti devono sapere come uscirne. sì, Bene. ma l'importante è che ci sia uno che aiuti volta per volta gli altri, metro dopo metro, a uscire dal labirinto, quindi a trovare la strada, e Il filo dipanato. il lavoro in team ripaga sempre. Bene. Massimo, io ti ringrazio moltissimo, Grazie credo che tutto quello che ci hai detto sia illuminante. Del a te. resto tu sei un appassionato di arti marziali, di filosofie orientali, per cui non potevi che non illuminarci. Grazie. Grazie a te.